mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Caterini Roberto e in realtà di mestiere io faccio il chirurgo e quindi il taglio della mia presentazione è un taglio direi differente, ma al tempo stesso ho cercato di dare un'impronta molto, molto pratica e di esporre quella che è la mia esperienza nell'arco ormai di 31 anni di lavoro. Come? Devo togliere. Allora, devo dire che quando Don Roberto mi ha chiesto di fare questa presentazione mi sono trovato un po' così, perché di fatto potrebbe essere differente da quello che un chirurgo fa. Però se il chirurgo, prima di essere chirurgo, pensa che è un medico e prima di essere medico pensa che è un uomo, allora è chiaro che l'impronta è un pochino più pratica. E il compito a me affidato mi è di parlare dell'etica nella relazione di cura e di quella che è la mia esperienza personale. Ormai è 20 anni che lavoro per questa azienda e 12 anni quasi che siamo in questo ospedale, per cui io, ripeto, sono un chirurgo e vi dirò quelle che sono le mie impressioni. Possiamo incominciare per dare un taglio pratico a questa esposizione, quindi differente dall'esposizione precedente, partendo con quella che è la definizione di etica. In realtà noi ci occupiamo di quel ramo della filosofia che si occupa in modo più specifico delle azioni buone. Quindi noi dobbiamo mettere in atto quelle buone azioni nella relazione di cura. Il significato del termine relazione è inteso non come riferire, ma come insieme di atti o manifestazioni che rendono operante un determinato rapporto. Per cui dobbiamo mettere in pratica quelle buone azioni nell'insieme di atti o manifestazioni che rendono operante un determinato rapporto. La relazione di cura rappresenta il primo livello di incontro tra il paziente e il medico, nel quale il paziente porta a linguaggio la propria sofferenza e il medico si avvicina al paziente raccogliendo la sua storia e creando un percorso di cura. E vediamo come questo praticamente nella vita quotidiana, che una persona faccia il chirurgo, faccia qualsiasi altro tipo di specializzazione, però nella vita di un medico questo si realizza. Bisogna dire che la cura, la relazione di cura ha un carattere singolare. Questo è un concetto importante, perché vi è una singolarità che implica il carattere sostituibile di una persona all'altra. E quindi la diversità delle persone tra loro fa in modo che non si curi la categoria dei pazienti, ma ogni volta la singola persona. E la malattia, della quale poi ovviamente parleremo, la stessa malattia è differente nell'ambito di una specifica persona rispetto a un'altra, perché quella persona ha una storia, ha un vissuto che la rende unica e singolare, e quindi quella malattia, anche se uguale a quella di un'altra persona, in quel contesto assume delle connotazioni specifiche e proprie di quella persona. Per cui possiamo dire che va ricercato un approccio etico che sappiamo muoversi in modo integrato su diversi livelli nel contesto della relazione di cura, esattamente come l'abbiamo definita, e della dinamica interpersonale. L'istituzione, la costruzione, la creazione di una dinamica interpersonale è un elemento fondamentale ed è un elemento che si acquisisce, che si crea nel corso degli anni, perché mi sento di dire che il nostro lavoro
È un lavoro che richiede tempo per essere svolto, eseguito, e perché c'è bisogno di tempo di maturazione e di costante approccio alla quotidianità per sviluppare tutta una serie di capacità che rendono poi operante in questo modo il nostro modo di lavorare. La malattia rappresenta un momento di crisi per la persona. Il termine crisi va inteso come, non come connotato negativo, ma l'etimologia della parola si può interpretare come momento di nuova valutazione, di rivalutazione che la persona mette in atto perché è cambiato qualcosa. Quindi, il momento di crisi, cioè di nuova valutazione per la persona determinato dalla malattia, si manifesta su tre diversi livelli: sulla crisi del corpo, la crisi del tempo e la crisi del soggetto. E in questa situazione di equilibrio compromesso, di equilibrio modificato e alterato, che la malattia determina, prende forma il rapporto di cura. Intendiamo e definiamo come cura la risposta alla crisi, non necessariamente la capacità di guarire, ma la risposta alla crisi, cioè dare una risposta, dare una risoluzione a questo momento di nuova valutazione di fronte al quale il soggetto si trova. Abbiamo detto crisi del corpo, perché? Perché se ci pensiamo dal punto di vista pratico, intuiamo che la malattia, soprattutto se cronica, l'esperienza della malattia, nella malattia cronica e a maggior ragione anche in quella acuta in modo molto improvviso, intacca pesantemente il nostro corpo e questo altera la percezione di noi stessi, perché il nostro corpo non è più come era prima. Il nostro corpo rappresenta il nostro primo tramite del modo di essere, di esistere e del nostro stare in relazione con gli altri e col mondo. Se questo viene modificato dalla malattia, abbiamo un corpo malato che perde la capacità di interagire con il mondo e con gli altri, perché appunto è modificato, è cambiato. E il corpo rappresenta un ostacolo a quello che la volontà di ognuno di noi vorrebbe fare, ma non riesce perché c'è questa nuova situazione, c'è questo momento di crisi. Quindi il corpo malato è un corpo impotente che si percepisce appunto come diverso, come un ostacolo perché richiede attenzione, tempo e cura. È un ostacolo perché impedisce in quel momento alla persona di svolgere la sua normale attività, la sua normale vita. Ed è proprio diciamo, in questo ambito che ha importanza il ruolo del medico nella cura, ricordiamoci quindi nella risposta alla crisi, a questo nuovo momento di rivalutazione. Quindi il medico si prende cura del corpo malato e tramite questo entra in rapporto col paziente. E il corpo rappresenta l'elemento di mediazione di questo incontro. E la cura prende appunto forma partendo proprio da questo incontro. La crisi del tempo cambia anche, l'esperienza della malattia determina un cambiamento della percezione del tempo. Perché? Perché questo si verifica in tre direzioni: cambiamento del proprio tempo e della propria storia di vita individuale, che viene modificata dalla malattia. Il paziente non può più fare quello che faceva prima. Cambiamento della coscienza del tempo, che con la malattia viene avvertito come limitato. Quando uno è giovane, quando uno sta bene, forse non pensa che il tempo ha un limite, vive non ragionando su questo, mentre la malattia dà dei tempi. E il tempo può anche essere un tempo limitato. E c'è anche un cambiamento del tempo e della società, per cui non si può scegliere il modo e il tempo come gestirlo liberamente, ma si deve tener conto dei nuovi tempi
tempi che una malattia impone. Infine c'è una crisi del soggetto. L'esperienza della malattia determina anche un cambiamento della propria soggettività. Il paziente fa esperienza della propria individualità nuova, del proprio limite e questo contrasta con la propria volontà che vorrebbe una condizione di normalità. Quindi la malattia determina anche una crisi del soggetto e della persona, che non si percepisce più come soggetto autonomo e capace di libere scelte. Semplicemente apro una piccola parentesi, nel senso che prima Don Roberto ha fatto un riferimento e a me è capitato 6 anni fa, fortunatamente per un problema banale, un problema alla spalla, di dover essere operato per una serie di motivi e vi assicuro che l'inversione di rapporto, cioè il fatto di non sedersi dalla parte di qui del lettino piuttosto che della scrivania o della sala di visita, ma già il fatto di essere vestito in modo differente e di sdraiarsi su un lettino per una visita o per fare degli esami, tutto quello che è necessario fare, fa vedere le cose con una prospettiva decisamente differente. E tutte queste cose vengono alla luce e una persona veramente passando, tra virgolette, dall'altra parte della barricata si rende conto sulla propria pelle di come cambi il soggetto, cambi il tempo e cambi il corpo. E con Don Roberto si diceva, e lui mi diceva, e pensa che tu comunque sei stato operato in un posto nel quale lavori e nel quale conosci le persone. Ecco, questo, pur avendo questo, tra virgolette, vantaggio, devo dire che il mio disagio, ma come paura, come inversione di rapporto, è stato veramente importante. Nella relazione di cura, requisiti fondamentali sono la narrazione, la comunicazione e l'ascolto. Narrazione, comunicazione e ascolto che rappresentano la via di accesso alla persona, perché permettono al medico di entrare in relazione col paziente. Che uno faccia chirurgo, che faccia qualsiasi tipo di specializzazione, un medico, quando si trova di fronte a un paziente, raccoglie la storia del paziente e la narrazione della malattia rappresenta l'inizio di una comunicazione. È capitato a tutti, penso, che la narrazione da parte del paziente di un caso diviene l'occasione per narrare tutta la storia. Il paziente non ti racconta solo il suo problema, ma ti racconta la sua storia e ti può raccontare anche tutta la storia della sua vita. E quindi la malattia viene trasformata in narrazione e durante questo racconto emergono il modo del paziente di porsi di fronte alla malattia, il suo modo di viverla e il suo modo di percepirla. E l'ascolto da parte del medico di tutto questo deve dare la possibilità e deve dare e deve essere, deve permettere al medico di capire di quale dinamica interpersonale instaurare e di come approcciarsi nei confronti di quel paziente, perché i pazienti sono diversi in quanto persone gli uni dagli altri. Ci sono dei pazienti che vogliono sapere, pazienti che non vogliono sapere, pazienti che rifiutano e quindi il modo che hanno di narrare la loro malattia e la storia della loro vita permette al medico di capire quale tipo di rapporto e quale tipo di dinamica interpersonale intraprendere ed è fondamentale. Perché? Perché poi vedremo nell'esperienza personale come questo porta ad avere determinati risultati. Quindi fondamentali sono la capacità di osservare e la capacità di ascoltare la persona, proprio perché tutto questo permette al medico di capire cos'è in gioco per il paziente e quindi quale cura particolare mettere in atto. Dopo di questa ci sono 3 diapositive che spiegano
mostrano un pochino il sunto della mia esperienza personale. E con questa diapositiva, quindi, ci può dire che l'etica nella relazione di cura riveste un ruolo essenziale nella pratica clinica e deve essere in grado di accogliere i singoli vissuti, le particolari storie di malattia, di ascoltare la sofferenza di ogni essere umano, in modo da poter permettere di accostare il paziente alla specifica cura. Queste sembrano cose ovvie, ma permettetemi una seconda parentesi. In realtà fare il chirurgo, fare il medico e il chirurgo è ancora, non dico più difficile, ma è una professione ancora, come dire, più particolare, perché è un lavoro in cui si entra proprio in contatto fisico con la persona. Capita spesso che il paziente ti guardi la sera prima dell'intervento, quando magari vai a salutarlo, a vedere se tutto quello che hai spiegato è stato compreso, se ci sono domande, se ci sono cose. E lui ti guarda e ti dice: dottore, sono nelle sue mani. Mi raccomando, quando guarderà dentro di me, cerchi di fare bene. Ecco, questo è un coinvolgimento completo. È un coinvolgimento che fa pensare, di fronte al quale bisogna, presumo, maturare una serie, bisogna avere una serie di, tra virgolette, fortune o coincidenze. Nel senso che io faccio sempre il parallelo tra l'imparare a fare questo mestiere e l'educazione con i figli. Spesso, quando anche noi siamo stati adolescenti, i nostri genitori ci hanno insegnato delle cose per il nostro bene che magari non capivamo, però poi le abbiamo incamerate e a lungo andare sono emerse, magari con la maturazione, col passare degli anni e tutto. Qui è uguale. E se il giovane chirurgo, il giovane medico, io faccio il chirurgo, quindi il giovane chirurgo, quando è in formazione, e in formazione è esattamente come l'adolescente, una volta che è formato, tra i 25 e i 35 anni, ha la possibilità e la fortuna di avere un papà chirurgico che gli insegna determinate cose, e permettetemi di ringraziare il mio papà chirurgico che per 14 anni, dal quarto anno di medicina al 2002, quindi a 11 anni dopo la laurea, il professor Ferla mi ha cresciuto scusate il francesismo, a paioli, come diceva lui, e a mazzi quotidiani, a rimproveri severi e al garzone di bottega. Ecco, questa può sembrare, non lo so, banalità, però vi assicuro che magari al momento non era compresa fino in fondo, così come l'adolescente non comprende. Però nell'arco degli anni, poi queste regole di vita, che non sono scritte, ma che io penso valgano per qualsiasi tipo di professione, a maggior ragione nella nostra, vengono fuori, vengono riprese, e poi, dopo ormai 31 anni, anch'io, tra virgolette, nel mio piccolo, tendo a comportarmi esattamente per come mi hanno insegnato e ad accostarmi ai giovani chirurghi, perché il nostro è un lavoro che comunque si sviluppa nell'arco degli anni. Quindi una persona di 25, 30, 35 anni è ancora, tra virgolette, giovane se fa il chirurgo, mentre in altre professioni, nella società, può essere ampiamente affermato. Un chirurgo di 30 anni è un chirurgo in piena formazione, in piena evoluzione. E quindi avere questi insegnamenti, che non sono insegnamenti del libro, di quello che leggi, di quello che studi, di come tratti la patologia, perché quello te lo leggi, te lo studi e lo impari sul campo. Però oltre a quello gli devi mettere quello che ti porti dentro. E quello che ti porti dentro è esattamente quello che ti hanno. Che hai avuto la fortuna di
di accogliere durante gli anni della tua formazione. E quindi l'esperienza personale può essere questa. Questa è una foto, ma ce ne possono essere tante altre. Adesso non entro nello specifico e nel tecnico perché non è questa la sede, però di un paziente bello felice nel suo letto. Questa è una foto che ha chiesto alla figlia di fare per avere un ricordo il giorno della dimissione, che neanche tanto tempo fa, i primi di gennaio, ha avuto un importante problema acuto di notte e che ho dovuto seguire praticamente per tutta la notte e grazie a quello che abbiamo fatto, perché il nostro non è un lavoro singolo, il nostro è un lavoro d'equipe, per cui per carità il chirurgo fa, il medico fa, ma ci vogliono tanti medici, tanti chirurghi, ci vogliono tutto il personale infermieristico, tutto il personale ospedaliero, gli host, non è un lavoro singolo il nostro. Beh, questa notte il buon signore ci ha, come dire, tenuto vivi. E abbiamo dovuto mettere in atto tutta una serie di procedure tali per cui l'abbiamo salvato, perché era andato veramente vicino a San Pietro. Per cui poi si è ripreso e è stato molto contento e quindi ha ringraziato e questa è benzina. È benzina per noi perché non ho paura, non ho timore a dirlo. Chirurgo, medico, uomo, come tale, con dei limiti, con dei bisogni. E quindi la benzina per il mio motore è anche questa. Poi vedremo nell'ultima diapositiva anche di quale altro tipo di benzina ho bisogno. Però mettendo in pratica tutto quello di cui ci siamo detti prima, la comunicazione, la narrazione, l'ascolto, l'etica nella relazione e avendo instaurato una dinamica interpersonale che non si è esaurita nell'arco di quella sera, perché è evidente che non è l'evento, ma è la gestione, in questo caso dopo, ma se operiamo un paziente è la gestione soprattutto prima e soprattutto dopo del paziente perché il rapporto è completo, ti permette di avere delle gratificazioni morali che ti spingono a continuare questo lavoro perché è un lavoro anche di testa e di fatica e la fatica a 30 anni si supera, una fatica a 35 si supera, 40 si supera, dopo i 50 per carità si supera perché si è abituati, però operare di notte è una fatica e fisica oltre che mentale e i tempi di recupero si dilazionano sempre di più perché è fisiologico che sia così. E quindi avere questo supporto da parte e questo riconoscimento da parte dei pazienti è un qualcosa che non è un qualcosa di materiale. Certo, il regalo fa piacere, ci mancherebbe, ma è un qualcosa che aiuta molto. La seconda diapositiva è un qualcosa di particolare che mi è successo nell'arco di questi 30 anni. In realtà risale al 1999 e la storia è andata avanti fino al 2009, quindi tanto tempo fa. Però la presento con orgoglio, perché? Non perché qui ci sia scritto Inter, tra l'altro io non sono neanche interista, ma perché ho avuto la fortuna, il piacere e alla fine direi anche l'onore di conoscere questa persona. Questa è una foto presa dall'almanacco del calcio, perché questo è stato un giocatore mi viene difficile dirlo perché io sono dall'altra parte del naviglio, però lo dico, della grande Inter, mi è molto difficile dirla, ma lo dico, che ha giocato tra gli anni 55 e 63 come terzino sinistro, quando poi ha smesso lui il suo posto, l'ha preso Facchetti, che io ho avuto la fortuna di conoscere nel 99 quando lavoravo in un altro ospedale e che ho operato banalmente di una patologia benigna. Bene, siamo diventati amici, è nato un rapporto interpersonale molto forte che ha coinvolto anche le famiglie, lui moglie senza figli, io poi in quell'epoca ho avuto anche due figli.
E non vedevamo i derby insieme, questo non era possibile perché lui ha giocato nell'Inter e lavorava nell'Inter, quindi non era possibile per un passionale come me, però è nato un rapporto veramente, al di là delle battute e degli scherzi, molto importante, al punto che quando si è ammalato di una malattia ematologica che poi l'ha portata all'esitus nel 2009, la moglie mi ha chiesto di curarlo, ma nel senso di prendermi cura di lui, di aiutare a superare quei momenti di crisi, fino agli ultimi giorni. Io mi ricordo che l'ultima notte sono venuto in ospedale, eravamo nell'ospedale vecchio a lavorare, sono andato a casa, ho salutato casa, sono andato e ho gestito quella notte con loro, ed era l'ultima notte. Poi al pomeriggio, poi al mattino sono venuto in ospedale, sono tornato al pomeriggio, lui è deceduto, e c'è stato un rapporto tale per cui la moglie ha espresso il desiderio, che io scrivessi e leggessi un ricordo di questa persona al suo funerale. Quindi questa può essere una cosa magari molto personale o da dolce cuore, però in realtà è un esempio di come con la tenacia, con l'esperienza, con la fatica, con la dedizione, al di là del gesto pratico e del gesto tecnico, si riescono a instaurare dei rapporti che sono poi dei rapporti che rimangono. E questo, ripeto, per un chirurgo, per un medico, è benzina, è veramente benzina. L'ultima immagine, anche questa è un'immagine doverosa, nel senso che partiamo da questa immagine non perché sia più importante, ma anche questo è l'esempio forse più singolare in questi 30 anni di esperienza. Questo in realtà è un regalo, è un presente che una paziente mi ha voluto fare nel 2010, col mio ovviamente assenso allora incosciente, perché mai avuto un cane, vivo in città in un appartamento, però avevo gestito il marito, anche qui curato e non guarito, ma avevo gestito il marito per alcuni anni. Avevo un problema al fegato, un problema tumorale metastatico al fegato, e senza, ripeto, entrare nello specifico, la storia naturale della malattia prevede che se gestito in un certo modo si può avere un aumento della sopravvivenza. Questo è avvenuto, siamo riusciti a garantire a questa persona più anni di vita. Questa persona ha ringraziato, io sono andato a salutarla a casa, abitava in una casa con un ampio giardino e tutto, aveva dei cani, e ho avuto la bella idea di dire: vabbè signora, sono contento, però il cane non è questo, il cane è il pastore tedesco. A me sarebbe sempre piaciuto avere un pastore tedesco da piccolo, ma purtroppo non ho mai potuto. E lei mi ha detto: ma dottore, non c'è problema, mio cugino ha un allevamento di pastori tedeschi. Fantastico, gli ho detto, va bene, se lo tenga. Dopodiché è arrivata la foto di questo cucciolo di 3 mesi, e io esperienza di cani zero, a 3 mesi era tutto peli, con due zampe piene di peli. E i due soggetti qua nella foto, che sono qui presenti, che all'epoca avevano 8 e 11 anni, hanno detto: sì, papà, prendilo, 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 che te lo portiamo noi. Ovviamente poi non l'hanno portato giù loro, però lui fa parte ormai da 10 anni della nostra famiglia. E la famiglia è l'altra benzina che è fondamentale, almeno per me, perché il mio motore non è un motore ibrido, non va assolutamente senza consumare neanche a 30-40 all'ora, e quindi io ho bisogno di carburante, e quindi loro sono, come dire, i destinatari, i tenutari, quelli che subiscono tutte i miei malumori, le mie gioie, i miei cambi di felicità e di gioia quotidiana, che fa parte della vita di ognuno di noi, ai quali ovviamente devo un doveroso ringraziamento. Io in realtà ho finito, ho fatto una presentazione molto, molto pratica, ma perché non sarei stato assolutamente in grado di parlare
e di intraprendere il discorso che ha tenuto Don Roberto, però spero e penso di aver così esposto magari anche in modo molto semplice e magari banale, però al tempo stesso importante e concreto quello che nella nostra attività quotidiana viene richiesto. Viene richiesta la cura, se riusciamo a guarire bene, però viene richiesta la cura nel modo in cui è stata, come dire, spiegata. Vi ringrazio.